Mi chiamo Federico Belloni, sono il regista dello spettacolo e per prima cosa vorrei presentarvi l'amministratore delegato di Wizard Productions, che è appunto la produzione dello spettacolo, Enrico Borrega. Grazie a tutti di essere qua con noi. Vi rubo soltanto qualche secondo per dire che il bodyguard, la guardia del corpo, è, nonostante abbia, avrete visto tutti il film non so quante volte, abbia sicuramente dei risvolti anche drammatici e di azione, nel musical la parte dominante è la storia d'amore, che è quella che possiamo riprodurre nel modo più semplice, insomma, comunque più aderente a quella che era la storia. Dico soltanto un'altra piccola cosa, che questo musical, questa produzione, come fu per Fame, è una produzione che è stata realizzata con associati in partecipazione. Ricordo un titolo, credo del Corriere, che scrisse Cooperativa Musical. Non è esattamente quello il concetto, però evidentemente è un gruppo di soggetti che hanno creduto in questo progetto che noi abbiamo presentato e che hanno voluto aderire. Li trovate nella cartellina stampa, sono persone del mondo dello spettacolo, alcuni, altri invece di un mondo, come dire, diverso, ma che hanno avuto piacere di credere in questo progetto. Questo è un progetto per noi importante, ringraziamo il Teatro Nazionale che ci ospita per questa produzione, che è il teatro deputato a questo genere a Milano e con il quale speriamo di riuscire a sviluppare un'attenzione importante rispetto a questo musical. Dal 23 iniziano le anteprime. Sarà sicuramente un passaggio interessante, in questo momento lo dico perché voi lo chiederete e magari qualcuno dirà delle cose un po' diverse. L'affluenza è importante ma non è eccezionale, cioè non è quella di Dirty Dancing, intanto per essere chiari, che è un altro progetto che portiamo qui, è comunque in grandissima crescita, abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio nel cercare di trasmettere il titolo, non dava il senso vero della cosa, perché The Bodyguards con la S finale è un film che fece Cipollino, non mi ricordo. Sì, Basso Body, esatto. Quindi cioè, in Italia abbiamo dovuto poi puntare a Guardia del Corpo, perché qui il film si chiamava Guardia del Corpo, evidentemente, insomma. E con questa piccola difficoltà anche con gli aventi di diritto originale che dicono ma come? Tutto il mondo si chiama The Bodyguard? Ho capito, tutto il mondo si chiama The Bodyguard, in Italia si chiamava Guardia del Corpo, quindi abbiamo avuto anche lì qualche piccola difficoltà. I due protagonisti principali sono bravi, le cover sono bravi, sono tutti molto bravi, abbiamo avuto questa volta veramente, devo essere sincero, il livello della qualità dei soggetti e le loro capacità artistiche è sicuramente interessante. Sono certo che il pubblico apprezzerà, soprattutto perché passano delle emozioni. Perché Bill poi vi racconterà, gli anni 90 sono stati sicuramente una parte molto importante per la sua carriera. Mi ha raccontato che lui ha lavorato con Michael Jackson, quindi con tutto quel tipo di mondo, di star system, di Hollywood, che è parte integrante dello spettacolo. Harry Potter ovviamente è chiaro, si può anche immaginare, ma per chi la conosce sa quanta familiarità ha con questo tipo di storia e ci è sembrata anche lei quindi spontaneamente il supervisore musicale più adatto per questo genere di spettacolo. Adesso un po' vi abbiamo raccontato tutto quanto quello che riguarda sommariamente appunto il nostro musical e a questo punto direi prima di introdurvi i nostri protagonisti siamo disponibili, ci hanno fatto gli autori in maniera molto intelligente, hanno trovato ovviamente sempre che la canzone, tranne che in una ipotesi di concerto, per esempio qui in Open Eye avviene che lei si sta esibendo in scena in un concerto e pertanto non c'è necessità, come dire, di spiegare esattamente quello che sta cantando, perché per noi anche italiani abbiamo la familiarità, no? Di andare a un concerto e sentire una canzone in inglese. Negli altri momenti la canzone ovviamente riguarda il momento della storia
che appunto sta accadendo in quel preciso istante, ma viene sempre cantata come un espediente. Faccio un esempio. Una persona si trova da sola in sala prove, decide di riaccendere lo stereo, dove c'è una base musicale dello stereo, perché appunto è una sala prove, e decide di cantare quella canzone in quel momento. Piuttosto che appunto il personaggio Rachel Marlowe, il personaggio che interpretava Whitney nel film ovviamente, e Karima e Anne, che adesso vi presento qua nello spettacolo, ricorda una delle canzoni che ha scritto e si mette al pianoforte per cantarla o per comporla addirittura. Quindi abbiamo questo tipo di espediente. Dicevo, prima della prossima domanda ci tengo bene a raccontarvi una cosa. Ettore Bassi ovviamente lo conoscete, Karima la conoscete, forse conoscete già anche Annie Fatti, ma nel caso non la conosciate, è appunto un'interprete straordinaria e, come sapete, in tutto il mondo succede che i musical vengono sempre fatti 8 volte la settimana. Bene, questo ruolo di Rachel Marlowe, come magari dei ruoli lirici, che come sapete benissimo non possono essere portati in scena un giorno dopo l'altro di conseguenza, dico consecutivamente, appunto hanno due interpreti, e Rachel e Ellen Tetzfatsky è l'altra interprete che con Karima dividerà il ruolo di Rachel. E poi abbiamo Loredana Fatta, che è la sorella invece di Rachel, che nel film e anche nel musical, come sapete benissimo, è un ruolo essenziale e particolarmente accattivante. Scusate questa parentesi, torniamo pure alle vostre domande. Sono canto, ma non perché ci sia un motivo particolare, ma semplicemente perché è stato scritto così, già in origine. Il ruolo della Guardia del Corpo non prevede un momento di canzone. Su questo peraltro abbiamo anche riflettuto così, chiacchierando con Federico, sulla motivazione che poteva aver spinto l'autore, scrivendo un adattamento in forma di musical, a non pensare a un momento cantato. E forse ci è sembrato anche giusto così, nel senso che probabilmente come figura, per quello che rappresenta, era difficile forse riuscire a dare una credibilità al personaggio anche in un momento di canzone. Per il resto il ballo, se così lo possiamo chiamare, insomma, è quello che facciamo alla fine, dove salutiamo un po' tutti e dove sono coinvolto anche io. Penso a recitare, che è quello per cui sono stato soprattutto, credo, ingaggiato in questo caso. Quindi fatto, cercare di essere sempre in qualche modo preparati a entrare in quello che ti si chiede. In questo caso mi si chiede di partecipare a questo ballo corale finale di saluti, eccetera, e quindi con l'aiuto paziente di Guiduzzo. Parla bene! siamo stati, insomma, ecco, in qualche modo pronti a diventare credibili anche in quello, spero, insomma, questo è quanto. Prego. Vado prima dalla signora per galanteria, perché ne ha già fatte 2 domande. Sto scherzando. Prego. Volevo chiedere, visto che ci sarà l'alternanza fra le due cantanti, sì, protagoniste, se è un'alternanza esattamente paritetica o se, visto che sul cartellone comunque abbiamo letto sempre Karima, lei farà più... Non ho capito bene il cartellone. Volevo sapere se fa più repliche Karima o se hanno esattamente equamente diviso... No, non è equamente. Diciamo che appunto quello che è comunicato è la cosa corretta. Non nel senso. Tra parentesi, tengo a fare un complimento a Ellen, perché mi è già capitato in altri spettacoli come il Sister Act in questo teatro, dove per lo stesso motivo c'erano 2 interpreti che interpretavano il ruolo di Dolores. In questo caso specifico, scusate se colgo questa occasione, ma ci tenevo a farlo perché mi fa molto piacere. Ellen ha avuto un comportamento eccellente, perché è molto, secondo me, difficile aspettare il proprio turno e appunto essere sempre presente e pronta quando magari le prove sono meno, perché giustamente l'attenzione viene data appunto a colei che farà lo spettacolo per la maggior parte delle volte. Quindi no, non è equivalente, per tornare alla sua domanda. Verrà stabilita settimanalmente per quello che è possibile, nel senso che Karima ovviamente cercherà di fare
più recite possibili, ovviamente avremo noi un ordine interno da rispettare che appunto speriamo di riuscire a rispettare, ma appunto il ruolo è talmente particolarmente faticoso che dovremmo gestirla appunto a non corretto. Cioè, i bimbi che si alternano nel ruolo di Fletcher, che è il figlio di Rachel, abbiamo il nostro corpo di ballo, Alessandra Ruina, Jaimara Gomez, Daniela Ribezzo, Alessia Lo Savio, Felice Lungo e poi c'è Gianluca Briganti e Mirko Lanù che sono e Renato Tognotti che sono di là a mangiare anche loro. Daniele Balconi, il nostro stalker, molto attivo anche nella vita. Poi la piazza, la produzione, invece c'è Piero Di Blasio, Sai Spector, è l'ufficio stampa di Rece, Marro. Fabrizio Corucci è Tony Scibelli che è il bodyguard, che è presente in casa e viene affiancato e in parte sostituito da Frank Farmer, che è appunto Ettore. Produzione Simone Giusti, che è il direttore musicale, insieme a Sherry Porter si occupa di tutta la parte musicale. Alessandro Panni è sempre della produzione, Luca Codisco, un altro produttore. Sei Alessandro? Alessandro Nottoli, che è l'orchestratore. Da quest'altra parte... Ah, è arrivato Luca, a mangiare. Ciao Luca, volevo farti salutare la stampa. Ciao stampa. Andrea Costini, che già vi ho presentato, sempre a produzione, i costumi meravigliosi di Marica D'Angelo e Marco Biesta. L'ho dimenticato qualcuno? Rassel non c'è più. È saputo? No, cosa succede? Non ce l'ha fatta. Rasse che interpreta Bill, il manager di Rece. Ok. Il mio manager. Avete altre domande, altre curiosità?